In Bangladesh solo un miracolo potrà salvare Mirka Samali dal braccio della morte. La Corte Suprema ha respinto la richiesta di appello da parte del leader del partito islamico Jamaat-e Islami contro la pena capitale. Kasem è stato condannato nel 2014 per crimini contro l'umanità nella guerra di indipendenza dal Pakistan del 1971. L'unica possibilità per l'imputato è quella di chiedere la grazia al presidente. Sono certa che se decidesse di non farlo, l'esecuzione potrebbe avvenire molto presto. Proprietario di una catena televisiva e finanziatore del partito islamico Jamaat-e Islami, Kasem ha sequestrato e torturato a morte dissidenti anche minorenni quando era membro della polizia segreta Al-Badr. Siamo molto felici di questa decisione e vogliamo che la pena venga eseguita il prima possibile. Kasem è stato riconosciuto colpevole di 10 su 14 capi di imputazione, ma la sentenza è ritenuta ingiusta dal suo avvocato perché basata su false testimonianze.